Situazione Santa Croce ancora da definire, purtroppo i cittadini non possono aspettare la corrispondenza segreta tra il presidente Ceriscioli e il sindaco Massimo Seri, ma hanno bisogno di risposte concrete. Purtroppo i risultati portati a casa sono pochi e non sono neanche reali, perché comunque sono tutte cose campate per aria. Purtroppo sono cose che non portano risultati veri per i cittadini fanesi per garantire il diritto alla salute. Quello che possiamo fare noi in consiglio comunale è chiedere dei consigli monotematici, cosa già fatta, e cercare di portare alle istanze dei cittadini. Però purtroppo manca la volontà politica da parte della sinistra di cercare di portare un risultato. Il sindaco che è alle strette tra Sinistra Unita e lo stesso PD, forse non alle strette, forse anche complice d'accordo su questa situazione, un pochino di stare tutti sul limbo. Quello che vogliamo noi è dare risposte concrete e l'unico modo è portare appunto il dialogo in consiglio regionale, quindi abbiamo deciso di affidarci al nostro consigliere regionale Piero Celani. Sì, la questione della sanità è una questione importante e quindi ha bisogno di risposte certe. È per questo che abbiamo deciso di chiedere al nostro consigliere regionale Celani di darci una mano e di portare in regione un'interrogazione così da chiedere all'assessore alla sanità e presidente della regione Ceriscioli che fine abbia fatto l'atto di indirizzo che ormai è da luglio del 2017 che è fermo in regione e non sembra che sia stato né recepito ma neanche preso in considerazione dalla giunta regionale.